Maria? Allora, Maria, che cos'è questo? Ah, quello che fa lei. Quello è fatto a pezzi. Questo lo fai tu. Questo è quello che faccio io. Ok. Dopo mi mandi questo video. Come si chiama questa pasta? Sughilindeo. Allora, cosa occorre per fare questa pasta? Semola di grano duro, senatore ai capelli, acqua di fonte, acqua e sale grosso e la preghiera. La preghiera cosa c'entra? La preghiera perché le donne quando facevano questa pasta particolare per riuscire a fare questi fili così sottili avevano bisogno dell'aiuto divino perché è una pasta difficilissima. Sembra un tessuto. È un tessuto, è originario di Nuoro. Se lo guardate alla luce del sole o alla luce della lampadina in questo caso. È così, è proprio così. Ma perché ci metti tanta passione a fare il cibo? Perché ci metto tanta passione? Perché il cibo racconta, il cibo è amore, il cibo è tutto quello che possiamo trasmettere alle altre persone. Credo. Tu metti tanto amore in questo perché tu vuoi trasmettere amore? Perché voglio trasmettere amore, certo. Non avrebbe senso. Qual è il tuo nome? Maria Carta. Non esistono le coincidenze, no? Probabilmente no. Però mi chiamo Maria Carta e faccio la cuoca. Hai anche un ristorante? Ho anche un ristorante, sì. Però faccio sempre la cuoca. Fantastica questa storia. E cos'altro di particolare fai oltre a questo? Allora, in questo ristorante facciamo solo paste antiche. Quindi facciamo sughilindeo, loriguitas, macaronellados. Facciamo macaronel de punto, macaronel de verritu, andarinos. Non utilizziamo la pasta comune, semplicemente pasta antica. Sono le donne, Nerina, che salveranno il mondo. Cattive! Ebbene, sì. Sono isfeminas. Isfeminas! Era l'ultima strega del paese. L'ultima strega del paese? Sì, sì, sì. Che cioè? Curava con le medicine fatte di erbe, curava con la preghiera, con i brevus. I brevus sono delle preghiere in sardo che in poche parole aiutavano a portar via il male. E tu vieni da un paese dove è quello che è più ultracentenari? Sì, Seulo è il paese che in proporzione agli abitanti ha il maggior numero di centenari al mondo. L'ultimo di casa, per esempio, è mio zio Luiso. Zio Luiso quest'anno ha compiuto il suo 100° Natale, quindi a breve compierà i suoi primi 100 anni. Non sto scherzando, è vero, eh. E questa era la Cavadora che oltre a essere strega? Non si può dire questa cosa qua. Sì, non si può dire, scusa, tu hai detto devi assaggiare il dolce che si chiama, come si chiama il dolce? Il dolce si chiama Sacabadora, ma Sacabadora è dedicato è dedicato alle donne che erano, diciamo, l'ultima grande madre. Che era la sapiente, che era colei che raccontava, era colei che tramandava. Quelle che preghiera cose... fai quando fai... Come si chiama questo... si chiama? Sughilindeo. Una preghiera a Santo Francisco de Lula. Qua c'è tutta una storia da raccontare, cioè? Però. Cioè che nel 1300 un ragazzo di Lula, appunto il paese vicino a Nuoro, fu, in poche parole, incolpato di un omicidio. Disse che se veniva discolpato da questo omicidio avrebbe fatto costruire una chiesa in onore di San Francesco. Tutti gli anni, dal 1300 e passa, a Nuoro c'è un pellegrinaggio dove i pellegrini vanno a San Francesco a piedi, ok,
E in questa chiesa ci sono le donne di Nuoro e di Lula che aspettano queste persone che hanno pregato e camminato tutta la notte, gli lavano i piedi e gli offrono la minestra di filindeo calda. E così. Che bella storia. È storia. Comunque, continuare a fare le cose con amore e con preghiera. Sempre. Il futuro è solo questo. Spero. Sì. Noi ci proviamo. Tanto amore. Ma come fate il dolce Sacabadora? Il dolce Sacabadora è fatto con una ricotta di capra della nostra azienda a Seulo, dove pascolano solo allo Stato Brado, quindi mangiano amore, roba pura. Non vengono alimentate con mangimi, con cose particolari, ma mangiano solo quello che trovano in campagna, quindi è tutto molto naturale. La ricotta di capra, la scorza di pompia, che è l'agrume sardo più antico, un pochino di zucchero, un pochino di caramello salato e un crumble di amaretto. Questa è Sacabadora, significa che accompagna dolcemente la cena, la fine della cena. La nostra dipartita. Sacabadora, certo. Invece darci un colpo in testa. Invece di dare il colpo di testa ce lo date. Sì, sì, dolcemente, via. Dolcemente, via. Sì. Sei bella, Maria. Grazie, grazie mille.